Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, ho fatto un ordine speciale ragazzi. Avete presente quando ordinate qualcosa da internet e lo aspettate con tutto il cuore? Su GTA la stessa identica cosa. Come quando ordinate una macchina, quando ordinate ne so, una barca e quando ordinate un aereo ragazzi. Ecco, lo stesso caso vale per me, sapete perché? Allora, io sono andato a ordinare, perché giustamente si può ordinare anche nella vita reale, non lo so, qualcosa di militare, ragazzi. Qualcosa di militare, proviamo a indovinare, ragazzi. L'altra volta ho preso il calcio, premiamo B, e oggi releveremo un bellissimo carro armato. Ragazzi, sì, non ho resistito, 3 milioni spesi bene, raga. Allora, ovviamente me la pubblicherò su Instagram questa foto, giustamente, raga. Bellissimo Trevor, il più bella la sua faccia, ragazzi. Minchia, un rincoglionito, raga. Perfetto, dai. Dietro. Perfetto. Ma perché ti rimetti? Ah, vero. Sto rincoglionito sto stronzo. Ma ce la facciamo a girarci? O no? Non ce la facciamo a girarci, ragazzi. Questo è proprio rincoglionito totalmente. Ma perché cazzo punta sempre qui? No, questo è rincoglionito, ragazzi. È veramente la stupidità in persona. Vabbè, la faccia è proprio quella, raga. Che purtroppo... No, non ancora, raga. Non possiamo rovinare il tutto entrando direttamente nel carro armato. Oh... Grande Trevor, facciamoci la foto insieme al carro armato, dai. Wow, che sei fantastico, wow. Proprio un minchione. Cazzo, non si può vedere, ragazzi, faccia di merda. Va, perfetto. Che proprio ti fichi la canna nel culo. Vai, perfettissimo. Ok, ci siamo? Perfetto. Ole, dai. Salvata questa cazzo di foto. Ora entriamo nel carro armato, cazzo. 30 anni per entrare. Cosa possiamo fare, ragazzi? Se abbiamo un carro armato, che cazzo facciamo? Beh, io... Cosa? Ah, bello. Proviamolo. Non lo so. No, su questi cazzo di elicotteri, raga. Come si spara? Non so come si spara, ragazzi. Ok. Bello, non spara. Bello, non spara. Ok, questo non è il tasto per... Ok. Trovato il tasto per sparare. Bam! Ma ragazzi, cosa possiamo fare col carro armato? Quindi farci spaccare il culo dalla polizia. Bam! Sta arrivando, ragazzi. Esplodiamo, sì, cazzo. Ma vai, boom! Ah, per adesso c'è ancora quella storia di San Andreas che... Ragazzi, salite sul carro, cioè salite sul sulle macchine e esplodono. Vediamo se lo fa. Terminato con il spam, non esplodo. Ma grande. Ma poi facciamo le 5 stelline, ragazzi. La cosa brutta di queste 5 stelline è che non c'è quel cazzo di carro armato che vi segue. Elicottero. Ah, voglio vedere se mi spostano, ragazzi. Sì. Ma tu stai scherzando. Inchia, macchina di merda. Vaffanculo. Come fai a farmi... Come fai a farmi del male? Come cazzo fai a farmi del male, raga? Cioè, ragazzi, mi ha fatto del male l'elicottero. Adesso, io lo voglio bombardare. Bam! Ma dai, è una cosa strepitosa. Ma forse posso entrare anche nella base militare. Distruggiamo tutto. Non so che dire, ragazzi. Sì, metti le cerchio d'arte, va. Mamma, 4 stelle. Che sto facendo? Qua c'è davanti che... Ma grande. Perché? No!
Ma si distrugge subito. Ma che merda è? È un cazzo di carro armato. Non si deve distruggere dopo un paio di sparatorie. Cioè mi devono lanciare 6 RPG da addosso tutto ad un colpo. Cazzo, ma non esiste. No ragazzi, se ho perso anche questo cazzo di carro armato, mi sclero. Sclero Mohammed. Adesso scusate raga, io voglio vedere. Voglio vedere se devo ricomprare il carro armato, perché se devo ricomprarlo mi incazzo come una bestia. Allora, qui? No, devo ricomprarlo ragazzi, non ci credo. Cazzo ragazzi, il nervoso, ma non pensavo. Non sono neanche arrivato a 5 stelle, ma che merdata. Cioè veramente una merdata ragazzi, è una merdata. Vabbè, a questo punto non mi resta che fare una cosa. Prende. Non lo comprerò mai più per 3 milioni, ragazzi. Sono 3 milioni buttati. Andiamo a prenderci il mio quadino piccolino balordo, super potente. Adesso ve lo faccio vedere, ragazzi. Il piccolo quad, eccolo qui. Piano! Mica, ma che cazzo è? Un rally da corsa. Ecco il mio piccolo quad, raga. Va, molla. Questo si può chiamare quad, ragazzi. E allora mettiamo la mappina ovviamente e andiamo qui di nuovo nell'hangar. Vediamo se ce l'abbiamo ancora il Rhino. Non ce l'abbiamo più, mica ragazzi, sclero. Sto nervoso. Sono già nervoso ragazzi, mi sto innervosendo. Proprio per il fatto che Non può finire così. Cioè mi incazzo, dai, ma come si fa? C'è un carro armato che non è un carro armato, è fatto di merda. Cioè si distrugge subito, ma stiamo scherzando. Dai, ma che cazzo. Oh sì, cazzo. Sì. Grandi ragazzi, non l'abbiamo perso. Comunque sì, avete visto, il carro armato è veramente una bestia, raga. Poi ovviamente non sapevo che sta giochino. Guarda, cambiare veicolo, raga. Ah, ok, solo il Rhino. Perché adesso, no, deselezionalo. E se volessi cambiare veicolo? Perché c'avevo anche un caccia qui, ragazzi. È scomparso il caccia. Vabbè, vaffanculo. È fatto malissimo questa cosa, che scompaiono le cose, tipo il caccia. Vabbè, almeno c'ho il Rhino definitivo. Cioè, ce l'avrò sempre, ragazzi. Questa cosa è già un'ottima cosa. È già un passo in avanti. Però il caccia, vabbè, il caccia posso recuperarlo subito alla zona militare, come avete potuto vedere. Una minchiata a prenderlo. E niente ragazzi, spero che il Rhino vi sia piaciuto. Il Rhino vi sia piaciuto, perché è una bestia, raga. Adesso, cioè, è veramente una figa. Poi questo quadino piccolino è troppo bellino. Troppo figo. Spero che comunque sia il carro armato vi sia piaciuto. Compratelo per 3 milioni, ragazzi. Continuo a restarvi qui sempre. E sì, conviene, prendetelo. Sarebbe figo se si potesse anche preparare. Sarebbe una figata allucinante. Purtroppo non si può preparare. Facciamo esplodere questo aereo. Bello. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia, ragazzi, quindi il video era per presentarvi il Rhino. Il Rhino. Boh, non è male, è una figata. È da utilizzare, ovviamente. Lo utilizzate in campeggio, ragazzi. Quando dovete, invece che portarvi una tenda, voi dormite dentro il carro armato. No, a parte gli scherzi, spero che quindi il carro armato vi sia piaciuto. È una figata. La cosa brutta forse che l'ha rovinato è il fatto che si distrugga dopo pochissimo tempo. Questa cosa veramente l'ha rovinato. Però dopo tutto, boh, è fatto, diciamo che più realistico. Magari non è realistico come si distrugge, cioè che si distrugge così facilmente. Però è più realistico magari che si distrugge, prende colpi, pian piano vaffanculo anche il carro armato. E che dire ragazzi, spero quindi che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Fatemi sapere cosa vorreste vedere su GTA 5 nei prossimi episodi. Quindi da cuore 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.